Oggi abbiamo questo flash pro foto a 1. Non è che flashiamo a qualcuno per un incidente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Today is a special day. Oggi ho questo flash fenomenale da 1957 euro. Lo recensirò e vi dirò anche le caratteristiche fondamentali per andare to the next level. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi abbiamo questo flash pro foto a 1, quindi un flash veramente fenomenale, e quindi voglio andare a provarlo insieme a voi e voglio far vedere anche un po' di specifiche tecniche più test sul campo, ragazzi. Allora, questo flash me l'ha dato tuttofoto.com e quindi andiamo subito a fare l'unboxing, ragazzi. È bellissima. Se no, tocca. Solo la scatola è un'esperienza erotica, ragazzi. È vero. Congratulations, there are big things ahead of. Ecco il flash pro foto a 1. Allora, di cosa si tratta questo flash, ragazzi? Come avete visto nel video dell'altro giorno, e se non l'hai visto pigia per andare a vederlo, ho iniziato a fare un po' di test con questo flash. Questo flash praticamente è come un flash da studio però portatile, quindi noi possiamo portare in giro questo flash, che è molto diverso rispetto ai soliti flash speedlight. Perché? Innanzitutto, come potete vedere, ragazzi, la testa è tonda, quindi non ha una testa rettangolare come tutti i soliti. Ora, cosa c'è da ridere su questo flash? Non lo so. La testa, essendo tonda, ci consente di avere una luce più naturale, più simile alla luce natural. Inoltre è un flash più potente rispetto agli altri flash e quindi ci permette di avere un lampo più forte e soprattutto ha un tempo di ricarica super veloce, super rapido, ragazzi. E un'altra cosa positiva di questo flash rispetto agli altri flash che non ci consentono di farlo è che ha la luce pilota. La luce pilota, ragazzi, per chi non è pratico di luci da studio, flash da studio, è la luce che ci consente di vedere già da prima come sarà la luce. Invece di solito con gli altri flash non si può fare, possiamo farlo con le luci continue. Invece questa luce qui ci basterà pigiare qui e vedere che ci dà la luce pilota. Ha la possibilità di aprire e stringere l'ampiezza del raggio di illuminazione. Quindi andando a ruotare qui in modo molto semplice possiamo andare a fare una luce più concentrata, più spot oppure più wide, se ad esempio scattiamo con un grandangolo eccetera. E non va a pile come i flash, che magari devi stare lì a ricaricare le pile, magari sei in discoteca e quindi non vedi un cazzo, è buio. Invece questo qui è molto easy to change e quindi basta fare così. Batteria, la carichi come la batteria della macchina fotografica e la rimetti così, pa. Come potete vedere è molto easy to see, perché qui vediamo l'ampiezza del raggio, qui andando a ruotare vediamo si più batte, ma fai piano. Le volte sei lì quando zoom gli oggetti fai così. Vado a ruotare qui, ragazzi, e cambia l'ampiezza e lo possiamo vedere da qui. Poi è molto intuitivo questo LED, così almeno se sei a usarlo tipo in discoteca, che già c'è da pensare a tutta una serie di cose, sei tutto imbenzinato, hai già bevuto 5 cocktail, già capisci una sega. Invece come fare un buon lavoro. Invece e quindi è molto easy to use anche per chi è tutto fatto. Possiamo usarlo on camera oppure off camera con il controllo remoto. Ora vi faccio vedere tutto, ragazzi, perché ho a disposizione non solo i flash, ragazzi, ma c'ho anche tutti gli accessori, quindi voglio farvi vedere tutto, ragazzi. E anche un assistente che sarà incaricato di reggere i flash. Yay! Quindi luce pilota, ragazzi, qui andiamo a aprire, stringere eccetera. Abbiamo due modi per poter utilizzare principalmente, manuale o TTL. Quindi se scattiamo in TTL possiamo andare a sovraesporre e sottoesporre in modo molto comodo andando a ruotare questa rotella. Quindi possiamo andare a sovraesporre sia di uno stop così oppure di un decimo, quindi va anche di decimi, oppure manuale se abbiamo la situazione statica ferma possiamo scattare in manuale se non cambia la luce eccetera e se non ci spostiamo. Questo diffusore che ci consente di avere una luce più morbida, e questo è per utilizzarlo con lenti grandangolari per diffondere maggiormente la luce. Ora, l'altra cosa positiva, ragazzi, a proposito sempre di discoteca, è che è magnetico.
Questo è 89 però, eh. Quindi easy to use, really easy to use. Ok ragazzi, andiamo a vedere tutti gli accessori che ci possono dare con il Profoto A1 e che mi hanno dato tuttofoto.com per andare a vederli insieme. Allora abbiamo il soft bounce, che ci consente di avere una luce più diffusa, più morbida, e nel caso ad esempio che scattiamo in giro non possiamo far rimbalzare la luce sul soffitto ad esempio, insomma, e quindi per ammorbidire la luce ci può tornare utile questo soft bounce. Come vedete sono tutti accessori che si possono applicare in modo magnetico, e la cosa positiva ragazzi rispetto appunto agli flash pedal è che io, anche se vado a utilizzarlo così il flash, posso lo stesso ruotare questo qui e avere una luce in questo modo qui. Inoltre abbiamo delle gelatine per la correzione del bilanciamento del bianco, e quindi queste gelatine ci consentono di andare a modificare il colore del flash. Questo flash ha una luce che è molto simile alla luce naturale del giorno, quindi non avremo bisogno di modificare la luce ad esempio se siamo durante la giornata a utilizzare il flash. Però se ad esempio utilizziamo il flash in condizioni in una stanza dove abbiamo una luce a tungsteno, possiamo utilizzare queste gelatine qui che sono magnetiche, ce l'abbiamo sia verdi che arancioni per andare a modificare la luce in base alla temperatura colore. E per finire ragazzi, una cosa veramente interessante è il controllo remoto, quindi il telecomando diciamo, che ci consente di poter controllare il flash a distanza, e quindi noi possiamo andare a montare questo sulla macchina e sempre con un menu molto semplice e intuitivo possiamo andare a controllare il nostro Profoto A1 da dove vogliamo. Arriva fino a una distanza di circa 100 metri, ora non mi ricordo esattamente la distanza, però è una distanza molto lontana, e quindi ci consente di avere infinite possibilità creative. Possiamo ad esempio montarlo su uno stativo come faremo oggi, possiamo darlo a un assistente, possiamo appoggiarlo su un mobile, possiamo metterlo ovunque e lui scatterà a distanza, ci darà molte possibilità creative. Dato che ho la possibilità voglio utilizzarlo a distanza e sperimentare in vari modi. C'ho un softbox con me e quindi andremo a fare diversi scatti interessanti today. La cosa positiva ragazzi è che io posso comandarlo dalla macchina in modo tale che non devo sempre stare a aprire o chiudere se ad esempio voglio sovraesporre o sottoesporre. Bene ragazzi, allora come potete vedere, avere la possibilità di avere un flash separato ci consente di dire ok è buio e quindi non me ne frego una sega perché io ho il flash e quindi continuo a scattare over. D'inverno fa buio tipo alle 4, te continui a scattare. Non hai più scuse. No more excuses ragazzi. La cosa positiva è con questo comando a distanza posso andare a regolare in modo molto semplice e intuitivo l'esposizione del flash, quindi ad esempio se voglio sovraesporre o sottoesporre pigiando energy posso andare a sovraesporre e sottoesporre scattando in TTL. Qui possiamo regolare se mettere il flash sulla prima o sulla seconda tendina, andando a regolare da qui, vedete qui c'è first, second. Soprattutto se avete un assistente. Ma perché c'hai gli occhiali? Che assistente strana. Perché è buio e c'hai gli occhiali. La testa diventando buio. La possibilità, se avete un assistente, di posizionare la luce dove volete. Cioè potete posizionarla dietro il soggetto, sopra, sotto, quello lì, e si aprono in fin. Il soggetto. Modo di dire che ci sono endless opportunities. Ad esempio possiamo mixare la luce di flash con le luci là dietro. E secondo me fanno un bel effetto. Che dura la vita dell'assistente. L'altra cosa positiva di questo flash ragazzi è che ha un tempo di ricarica velocissimo, e quindi noi possiamo fare anche delle raffiche. Ad esempio se vogliamo fotografare persone che ballano, per farvi un esempio, questo torna. Oggi ce l'ha con la discoteca. Se siete fotografi di matrimoni, di eventi o in discoteca, non perderete quell'attimo, perché potete fare le raffiche mentre la gente balla e cogliere il momento vincente. Una cosa adesso interessante da fare ragazzi, se sia un extra tip per voi, vi do sempre extra tip ragazzi, quando faccio le recensioni c'è sempre qualche consiglio utile per voi, sapete ascoltarli. Invece per chi invece pensa che sono solo un cazzaro, mi dispiace per voi. Rimarrete sempre at the low level. Low level uguale loser. Guarda caso si chiama tutte e due con la L. Invece winner Walter. Quindi guarda caso, visto Team Wild, tutti con la doppia Q. Pigia, iscriviti se non sei ancora parte di questo team di winners. Scusate ragazzi, l'ho fatto dimenticare, mi dispiace. Però andare più là gentilmente. Grazie alla luce pilota possiamo vedere in diretta come andrà a colpire il nostro soggetto la luce di flash. Cosa che ecco, invece gli altri flash non possiamo fare. Io invece pigio qui.
E torna utile anche a Tasi per i video, scommetto, questa sì, luce, sì, vero? Sì, decisamente. Ora voglio provare a fare anche scatto manuale, perché ragazzi l'extra tip che vi stavo per dare è quello che se noi vogliamo avere anche le luci dietro, vederle, dobbiamo usare un tempo abbastanza lungo in modo da avere anche dietro e quindi salire un pochino con l'esposizione, altrimenti il flash ci andrà a illuminare il soggetto però dietro ci farà scuro. Ok ragazzi, quindi abbiamo visto come fare a utilizzarlo con softbox. Adesso andiamo a vedere altri modi che potete utilizzare. Possiamo utilizzarlo anche a mano libera, quindi se avete un assistente potete utilizzarlo anche a mano libera. Ok, possiamo ad esempio farlo rimbalzare anche. Ma dici funziona? Sì. Ti prego, fanne prima uno senza, perché se no non funziona. Vabbè. Ok, ok. Oh, ma non ti fidi? Forse avevi ragione. Ma se mi fida. Sono un assistente, non ne so niente. Ma l'assistente deve fidarsi del fotografo. Ti sto mettendo alla prova. Questo ragazzi ci dà l'opportunità di poter avere esposto anche dietro il tramonto. Altro extra tip. Quindi ragazzi, ora l'abbiamo rimesso, come potete vedere, l'abbiamo rimesso a mano libera. Oh, che assistente sei? Ma no, sei? Sto facendo il proiettore. Voglio provare ora, grazie alla mia assistant, a mettere dietro ai soggetti flash, perché era un effetto un po' particolare e creativo. Let's do this. Dimmi se mi si vede, eh. Meno male sei tiny. Come, scusa? Ele, abbiamo un flash che ci scatta da 100 metri. Perché stare a 10 cm quando puoi stare a 100 metri? Vediamo, io ti guido, ti guido. Vai, ma tipo qui, no 100 metri, tipo qui. Voglio far vedere ai ragazzi le capacità di flash. Siamo qui per fargli vedere le caratteristiche, dimmi. Ma è da qui, se te la fai la foto a lei mi vedi in linea d'aria. E possiamo ragazzi creare un flare. Se dobbiamo fare un flare in modo creativo, c'ho un'idea. Voglio tirar fuori le massime capacità di questo flash. Ok. E quindi voglio andare a usarlo dove è total dark, che di là è tutto buio. Ok. Let's do this. Let's do. Dizza. Buono ragazzi, allora spostiamoci, perché numero uno ci stanno buttando fuori, numero due insomma io ho esaurito un po' le idee, poi questo posto come sapete l'ho usato varie volte. Voglio continuare a testare questo flash pro foto A1 in strada, in the street, let's go. Ragazzi, adesso vado a prendere una gelatina per la correzione del bilanciamento del bianco, perché voglio fare degli scatti dove non si vede che questa luce del flash è più fredda rispetto alle luci calde nello sfondo, e quindi voglio cercare di uniformarla. Anche queste qui ragazzi, come vedete, sono magnetiche. Comunque ragazzi, allora abbiamo deciso di fare una cosa con l'Elena. Sono rimasti gli ultimissimi calendari, ultima offerta, quindi adesso è veramente l'ultima occasione per poter prendere il tuo calendario wild, per smettere di avere il calendario dell'erboristeria, della farmacia, di Walter Quiet o dell'Esselunga, del Conad, basta. 20% di sconto ragazzi, gli ultimissimi pezzi solo per gli ultimi due giorni a partire da adesso, quindi adesso due giorni e poi basta. Febbraio è l'ultimo mese in cui il calendario vero è venduto, poi non ce ne saranno mai più altri. Poi il prossimo calendario sarà tutta coperta. Esatto. Con dei cappotti, Burrich, Napapiri, tutti i cappotti, quindi ragazzi fate la vostra scelta. Se volete sapere cosa c'è qua sotto, pigliate il calendario ragazzi. Pigia qua sotto per prendere il calendario. Ragazzi, ci siamo spostati, siamo in mezzo di strada, ma non me ne frego una sega. E ora la mia idea è quella di fare l'ultimo scatto utilizzando il softbox, utilizzando anche un po' di luci urbane, che è pieno di luci delle macchine. Ragazzi, diversi di voi mi dicono: Vart, ho paura del giudizio degli altri. Allora abbiamo un esempio, che non ve ne deve fregare una sega. Che flashiamo qualcuno, fa un incidente.
Urla Walter. Sì. Ragazzi, come vedete, si è fatto questi scatti in mezzo del traffico, anche se tutti suonano. Ricordatevi che essere netti wild significa non avere limiti, ragazzi. No limits, go all in. Non abbiate paura di sperimentare cose nuove e diverse, ragazzi. Mi raccomando, pigia, iscriviti per entrare nei Team Wild. Grazie a tuttofoto.com, vi lascio il loro link qua sotto in descrizione, che mi hanno dato questo profoto a uno per testarlo e farvelo vedere. Ragazzi, sei sempre wild anche quando siete in delle location urbane. Io vi saluto e ci siete i prossimi giorni con un nuovo video.